Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su un nuovo video attualità. Prima di iniziare volevo dirvi che se questo video arriva a 1100 like vi farò un altro video che è popposo. Questo era un video che non avevo in programma di fare, però ho deciso di fare lo stesso perché c'è una notizia fresca. Non so se avete visto che un paio di settimane fa questo presentatore Roman Kemp, che è questo presentatore radio, durante questo programma londinese chiamato Capital Breakfast, ha detto, dopo che è stata mandata in onda la canzone di Idol, ha detto che questi erano i BTS e Nicki Minaj e questo era il rumore che stavate sentendo. L'altro presentatore, Sunny J, ha aggiunto: pensavo che c'erano lavori in corso qui fuori. Tornando comunque a Kemp, lui ha anche detto che è stato difficile per lui relazionarsi con i fan del K-pop perché non è sicuro se il successo del K-pop derivi dalla loro musica o se invece è dovuto al loro aspetto. Ovviamente questa dichiarazione di Kemp ha fatto incazzare, come vi dicevo, i fan, che su Twitter si sono sbizzarriti. Vi vorrei leggere un paio di tweet giusto per capire di che cosa si stiamo parlando. Sono disgustato e inorridito dal fatto che Roman Kemp deve costantemente avere un atteggiamento irrispettoso nei confronti dei BTS. Se usi questa piattaforma in questo modo, ciò dice molto sulla persona che sei. Shame! I tuoi figli saranno disgustati da questo comportamento. Se fosse stato un artista americano famoso, ti saresti comportato così? Oddio, questo forse è stato un tweet un po' eccessivo, anche perché comunque la canzone Idol alla fine è in collaborazione con Nicki Minaj, che quindi è una artista americana, e poi tirare insomma i figli, direi che forse qua si è andato un po' oltre, però ciò non giustifica il comportamento di Kent. Tuttavia, Kent ieri ha fatto una serie di tweet in cui si è scusato. Martedì 9, dove ha scritto: i commenti che ho fatto sono stati ampiamente distorti ed etichettati come qualcosa che non sono. Cioè, è detto che è rumore, cioè, vabbè. Mi prenderò le responsabilità al 100% se alcune delle opinioni che ho detto sono state considerate offensive, e da coloro che sono state offese voglio scusarmi. Poi è andato avanti con un altro tweet: non ho mai avuto intenzione di mandare energia negativa, tantomeno nel mondo della musica che amo tanto, ma i commenti hanno iniziato a essere rivolti non solo a me ma anche alla mia famiglia e ai miei cari. Vorrei chiedervi di fermarvi. Mi dispiace comunque per chiunque sia stato offeso da qualsiasi commento che abbia fatto nei confronti dei BTS. Chiedo a tutti i fan di capire nel loro cuore che non ho mai pensato nulla di negativo di questa band, né vorrei mai fermare la gioia che diffonde la musica. Dopo tutte queste polemiche, questo Kemp si è anche accordato per chiamarle nello show a chiarire la cosa. Tant'è che la band andrà in onda, cioè è già appena andata in onda proprio questa mattina alle 6 di mattina. Non c'è molto da dire su cosa è successo nella messa in onda. Ovviamente complimenti di qua, complimenti di là, scuse di qua, scuse di là, fraintendimenti, boh. Sinceramente non mi sono bevuto molto questi tweet, mi sono sembrati una paraculata, però non lo so, ditemi voi. E comunque la cosa positiva di tutto ciò, hanno dimostrato umiltà e professionalità di questa band, a differenza del presentatore, perché io non lo so, però se uno vi offende e andate anche a fare un'intervista, cioè la dice lunga su come siete professionali e umili, secondo me. Non lo so, questa era una notizia così dell'ultimo minuto. Vabbè, però non siate troppo cattivi nei confronti di Kent. Si sa che gli rode il fatto che questa band sia così famosa e lui evidentemente no. Però non, cioè, alla fine chi se ne frega, parliamo delle cose belle, di quanto sono stati carini i BTS, piuttosto che quanto è stato poco carino lui. Però perlomeno si è scusato, quindi un'altra cosa positiva è il fatto che comunque se fai una cazzata si è dovuto scusare per forza, perché se non si scusava era anche peggio, quindi preferisco questi tweet paraculo piuttosto che il nulla. Anche è stato meglio anche per lui. Non lo so, ditemi voi che cosa ne pensate. Noi ci vediamo domani con un nuovo video alle 2 e grazie mille per guardarvi questi video. Mi raccomando, iscrivetevi e condividete questo video, e un abbraccione da Seba.